Buonasera a tutti, eccoci qua. Eccoci qua nel fantastico mondo di Hogwarts. Faccio un'oretta e mezza, se non di più, di live finché non viene il mio compagno a casa, che stasera poi sarà lui a fare le live insieme ai suoi amici. E quindi noi continuiamo la nostra magia. E siamo al dodicesimo livello. Ok, eccoci qua. Allora, dobbiamo indagare sui goblin. Perché, diciamo, la storia è iniziata con i goblin, quindi bisogna far qualcosa. Allora, io però prima di tutto vedrei qua i talenti, se ce ne sono. Qua non ce ne sono. Ok, la prova. Verserò il tuo Tuo sangue. sangue. Sono anche morta. Riproviamo. Verserò il tuo sangue. Bene. Sono morto. Ciao, figurati, grazie a te. Verserò il tuo sangue. Buonasera. Grazie, grazie. Io ho già cenato perché ho già cenato io, così almeno. Eh no, io ho già cenato perché poi dopo ci sarà Cobra, quindi mi sono già attivata. Grazie di lasciare aperta la live. Verserò il tuo sangue. No!
Ok, grazie, grazie. È soltanto di Rarrock. Molti goblin non vedono di buon occhio. Bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato l'ingresso. Non si apre. Urca. E cosa sarà mai questo? Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Che cosa dovremmo imparare? Allora, vediamo. Chissà chi è? Con abiti del genere potrebbe essere chiunque. Ma va, ma non è difficile. Cioè, ci gioco io che sono una rimbambita coi videogiochi. A qualcuno piaceva leggere. Non conosco molti di questi titoli. Cioè, se ti faccio vedere una partita di COD che faccio io, cioè ti ridi. Questo qua è veramente facile. Poi è bello perché devi indagare, devi fare tante cose. C'è un goblin. C'è un goblin che sta arrivando. Maledetto goblin. Tutto piano. Allora niente, andiamo su. Vediamo un po' che cosa c'è andando nelle scale. Queste scope saranno incantate da secoli. Non ho mai i soldi ci possano servire. Quindi prendo i soldi. Ti do il benvenuto alla torre di San Bacar. Bene. Eh sì, servono sempre. Buonasera, Black. Buonasera. Ciao, come stai? Salve, professore. Ha per caso detto torre di San Bacar? Sì, il professor Bacar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Beh, perché sicuramente qualcuno gliel'avrà detto, cioè non penso che questi goblin più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Sì, parlavo con te. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata ho detto come stai? Una riserva di magia antica, simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te. E no. Ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi.
Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo a parte. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Però hai cose più importanti a cui con la TV accesa, giustamente come si fa a sentire tutto? Antica, se non vado errato. Io adesso devo andare a fare una missione, perché praticamente noi all'inizio, diciamo, del gioco, avevamo preso un libro, che è un libro veramente proibito. E con questi goblin adesso ci stanno dando la caccia, perché vogliono loro questo goblin. Sì, esatto, vogliono il libro, vogliono il famoso libro. Però adesso, in questa porta qua, che io dovrei entrare, non posso entrarci, perché ci vuole il livello 3. Ma io il livello 3 comunque l'avevo già superato. Mi serve qualcosa? No. No. Allora, su, bisogna andare a cercare. Allora, devo trovare una porta. Una porta. Allora, mi serve una porta. Cos'è? L'ho trovata! Bene! Yeah, che bello! Allora, andiamo. Ci sono i goblin. Questa è la porta. La prima prova. Che prova sarà? Oddio! Spero non difficile! Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Sì, perché io praticamente giro ovunque a Hogwarts, quindi sono andata anche nella stanza proibita. Sì, ok, ho capito. No. Sì, ho capito. Sì, è vero, poi cioè, a me, diciamo, Hogwarts è tutto il mondo di Harry Potter, della magia, mi è sempre piaciuto. Quindi, diciamo, io questi giochi qua non mi annoiano, perché sono anche avventure, cioè proprio ti mettono anche alla prova, cioè veramente bello. Ora ho aperto un'altra porta. Final Fantasy ci giocavo anch'io, alla PlayStation e al computer. Veramente stupendo. Ma veramente stupendo Final Fantasy. Poi giocavo anche a... come si chiama? Oddio, non mi viene il... Arden... Vabbè, sempre Final Fantasy. Però è insieme a Topolino, Pippo, cioè veramente bello. Oddio, cosa fa questo? Madonna. Ma non posso usare la scopa, cioè una scopa non posso usarla, no. Non posso usare la scopa per...
Aiuto! Mamma mia! Allora, completa la prova, orca vacca. Ecco, Kingdom Hearts. Sì, è vero questo. Sì, non mi viene mai. Buonasera, Ulisse TV. Sì, io giocavo a quello. Anche. Quindi è veramente bello. E pensavo, se ci fosse veramente sulla PlayStation 5, lo porterei anche in live. Perché è veramente bello. Io ero arrivata a giocare con Stitch. Cioè, è una cosa veramente fenomenale, proprio. Immagino di dover cercare delle tracce di magia antica. Ma dove? Allora, se c'è... altre tracce di magia antica. Devo giocarci. Qualcosa di diverso. Perché, cioè, quel gioco lì è veramente stupendo. Sì, esatto. È veramente bello, bello, bello. Ora io qua mi sto perdendo, mi sa, perché... oh madonna. No, oddio, mi sono spaventata. Stavolta so che cosa aspettarmi. No, con lui. Oddio, tre. No, maledetto. Brutto stupido. No, ho sbagliato. Allora, qui ci sono tutte le mie magie che ho sbloccato. Mi serve... dov'è? Ah, ma ce l'ho. Ciao, Cobra! No! Brutto coglione! Finiscila un po' te! No! Testa di cazzo! Scusate se non vi do retta, ma sono in un momento che se mi uccidono tiro tante di quelle madonne che peggio degli uomini sono. Oh, brutto stupido, adesso uno è morto. No! Madonna, mi sta venendo la cancrena alle mani, oh, cioè... mi stanno venendo i crampi, non le cancrene, porca troia! No! Brutto coglione! Cazzo, mi era venuto un crampo al dito, porca vacca! Ce l'ho quasi riuscito. Non sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi.
Scusate ragazzi, se non vi do retta, ma devo uccidere questi perché sennò veramente non ce la faccio. Siete morti! Bene, ora posso andare avanti. E beh, ragazzi, mi devo impegnare, Queste hanno un'aria familiare. A parte, diciamo, il pollice che penso che se potesse parlare mi direbbe e mo basta con schiacciare X, che minchia, cioè mi sta diventando una mi sta venendo vabbè, avete capito. Cioè tra un po' c'ho i crampi alle dita, cioè. Allora, io devo andare qua. No, dove devo andare? Là. Di nuovo, indago? Va bene, indaghiamo. Tanto indago sempre, ormai. Chi è questo? Salazar Serpe Verde che mi parla. Chi sei tu? Vieni fuori. Cioè, ma ve lo immaginate se siete, cioè, stare tipo con il visore, no? E giocare come se tu fossi dentro il videogioco. Cioè, sarebbe una figata pazzesca. Peccato che non si può fare, sennò, cavolo, sarebbe bellissimo farlo col visore. Che cosa sarà successo dopo quell'esplosione di magia? Forse sarà meglio esaminare le cose da entrambe le parti dell'arcata. Sì, ma poi, cioè, a parte che ne prendi pochi di colpi perché sei col visore, quindi, cioè, ti muovi ma non hai il joystick, hai tipo un telecomando, perché so che si può fare anche con i telecomandi, non lo so, è una cosa che ho visto io su TikTok, però non lo so. Allora, dove devo andare io? Dove devo andare? Allora, completa la prova. L'ho completata la prova, no? Ho ammazzato quei brutti. Quando entro ed esco dall'arcata. Ah, cambia. Io qua cosa devo fare? Allora, devo capire un po', perché... Ok.
Sì, ho capito. Io sono qua. Ma cosa devo fare? Allora. Cioè, in poche parole. No. No? Ah, devo andare là? Perché qua l'ho fatto. Allora, io sono partita da lì. Che ci sono anche le scale, quindi... Allora... Io volevo portare anche Tomb Raider, perché io gioco tanto anche a Tomb Raider. Mi piacciono i giochi... Anche i giochi vecchi. Allora, io sono passata di qua, penso. Quindi, allora. Sì, perché di qua ci sono stati i brutti stupidi che mi hanno ammazzato non so quante volte. Quindi devo andare di qua, però posso anche andare giù. Quindi se io vado giù, che cosa trovo? Allora, vediamo. Ah, ecco. La porta. No, c'è qualcosa che non mi quadra. Perché mi dice... Ribelli. No. Allora... Allora, se qua non mi fa andare da nessuna parte... Perché la porta è là. Quindi se io vado così dritta, mi manda qua. Che la porta è qua dietro. Ma perché non mi ci mandi, brutto? Perché questo gioco è bello. Perché devi usare un po' il cervello, no? Io certe volte il cervello non lo uso, quindi il mio cervello è sempre spento, è sempre in ferie, se lo uso è raramente. Però adesso minchia, mi devo concentrare al massimo. Proviamo, qua. Allora, questo l'ho aperto. Quello là non l'ho aperto. Quindi dobbiamo andare là. Allora, salto qua. Wow! Ok. Ok, allora ho preso tutto. E questa luce viene da là. Quindi. La porta è qua. No, la porta dove è qua? Dov'è la porta? Allora andiamo di là. E ho indagato. Eccola.
Però ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. Ah, ecco, ma vedete, sono talmente stordita che... Altre statue. No, altre statue, no. Aiuto, raga! Aiuto! Madonna ragazzi, ma ci siete ancora? Cioè, sto facendo una strage. Madonna, cioè, mi stanno venendo i crampi alle dita, aiuto. Ma vatti, vatti, vatti. Ma porca troia! Alla prima! No! No! Ah! Mi è venuto il cagotto! Perché ho pensato di avere altre statue. Allora, andiamo qua. Allora, questo non mi serve perché tanto non posso andare da nessuna parte di qua, quindi guardo in alto se
No. Andiamo a vedere su di qua. Allora. Ok, allora mi sa che ho capito. Devo andare... Sì, ho capito allora. Allora sì, devo andare qua. Perché è solo da qua che io riesco. Ma su cosa dici, Cobra? Allora. Vedete? È qua che devo andare io. Però... No, ho sbagliato. Ho capito! Dopo tanto. Devo esplorare questa arcata da entrambe le parti. Eh sì, bisogna esplorarla. Bisogna andare là. Ma come? Ma come faccio? Perché io devo andare là. Ciao Cobra, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Chissà che cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Lo penso anch'io, però vediamo un po' se da qua. Ok. Allora, devo andare là. Però sicuramente
Ho gli scompartimenti pieni, quindi niente. Devo scoprire come cambia la stanza quando entro ed esco dall'arcata. Eh sì. Allora. Dove vado adesso? Io devo andare là. Che qua prima c'era... Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Allora così. Da qua. Allora. Da qua. Io devo andare là. Come c'è? Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Devo usare entrambi i lati. In che senso? Non ce ne sono altri. Gli altri arcati. Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Allora, devo capirlo, perché qua non c'è niente d'attaccato. A parte qua. Come ci arrivo di là? Non lo so. Bisognerebbe farci una filastrocca, no? Con questo Hogwarts, perché veramente ti stupisce ogni volta di più. Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Qua c'è. E quindi? Allora, mi prendi per il culo? Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Vediamo così. Boom! Ma come sono un genio. Ma sono troppo un genio io. E vai, ce l'ho fatta. Allora, andiamo avanti. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. No. Penso proprio di no. Allora, di qua non si va, quindi... Raga, ma lo vedete laggiù? Cioè, uno, due,
Minchia, non c'ho manco le vite. Uno. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non ce la farò mai. Ciao! Mamma mia, raga, mamma mia. Purtroppo devo solo usare Expelliarmus con loro. Bene, uno è andato. Buonasera, ciao. Come stai? Spero bene. Io sono un po' nella merda perché... Minchia, quanti ce ne sono, raga? Cioè, è una cosa allucinante. Aiuto! Porca troia! Ma quanti cazzo ce ne sono? Bene, ma dammi del tu! Dammi del tu! Sì, è difficilissimo questo livello. Più che altro ce ne sono tantissimi. E io tra un po' c'ho un crampo al braccio perché... schiacciando sempre col pollice è veramente difficilissimo e questo livello qua è veramente veramente difficile, cioè però dai, piano piano e con la col vostro aiuto, porca, col vostro aiuto ce la faremo. Sì, gioco da play, gioco, porca vacca, gioco da play, sì.
ma lui gioca dal computer. Cavacca. Dai, me ne mancano tre, raga, tre. Non, mamma, sì, infatti è un po' invidioso. Scusa se ti rispondo un po' così a scatti, ma sono un po' nella merda, come vedi, quindi. Madonna, raga. Dai, ancora uno, porca troia. No! Testa di cazzo! Perché? No! Ancora uno! No, mi tocca ricominciare. Madonna, mi è venuto un crampo al pollice. Ah! Ok, un po' di schioccamento di dita. E... ce la facciamo, ce la facciamo, dai, 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 dobbiamo farcela, su. No, dove sono? Ah, ok. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Intanto io devo essere abbastanza concentrata, perché se no, minchia. Aiuto. Ragazzi, mi state sostenendo, cioè siete dei grandi comunque. Vi adoro. Oh, se vinco Cobra deve darmi 100 euro,
fanculo. Raga, scusate se non parlo, ma... sono abbastanza concentrata. Sono un fenomeno. Minchia, mi è venuto un... Madonna. Ah, c'ho un crampo al dito. Ah. Non so se è meglio giocare da computer o col mouse, però... grazie, grazie. Allora, io devo andare laggiù. Ma come faccio? Sì, il mouse sì, è vero, ma io col mouse non è che... io e il mouse non andiamo molto d'accordo. Vediamo che cosa è cambiato da entrambe le parti di questa arcata. Allora, io qua devo andare là. Le cose sono molto diverse a seconda della parte dell'arcata in cui mi trovo. Esatto. Chissà come mai. Quindi io dovrei saltare qua, penso. Vediamo un po', eh. Vabbè, qua è tutto piano.
Allora. E se lanciassi accio su una piattaforma mentre mi trovo sull'altra, potrebbe funzionare? Esatto, brava, intelligente, è il mio protagonista. Allora, siamo un po' nella cacchetta perché e se lanciassi accio su una piattaforma mentre mi trovo sull'altra, potrebbe funzionare? È quello che storicamente sto facendo. Perché là non c'è il coso? Allora, vediamo. Allora. E se lanciassi accio su una piattaforma mentre mi trovo sull'altra, potrebbe funzionare? Allora. Eccola. Ma sono troppo un genio. E se lanciassi accio su una piattaforma mentre mi trovo sull'altra, potrebbe funzionare. Ok. Cosa succede adesso? Oh, le vite! Grazie! Scusate, ma c'ho Rocky che abbaia. Allora, qua si è aperta un'altra porta. Oh, finalmente. Allora, se io ho 7 vite, vuol dire che, ragazzi, vuol dire che o mi sta succedendo qualcosa, o c'è un mostro, oppure è una fortuna che io abbia 7 vite. Perché io per il momento ho combattuto con 0 vite. E nessuno combatte con 0 vite. Muoiono tutti con 0 vite. E invece io no. Perché io sono un fenomeno. Allora. Infatti. Oh, aiuto. Dove cazzo? Dove sono? Dove sono? Che aiuto. Questa storia non mi piace. Ora ho capito! Ragazzi! Raga, aiuto! Fanculo. No!
No! Non ci credo, ragazzi! Non ci credo! Ce l'ho fatta la prima! Oh, porca troia! Con la magia antica. Grazie. Raga, ma vi faccio una sorpresa.
E se giocassi a COD, cosa mi diresti? Tanto per cambiare un po' e riposare sto pollice che poverino non ce la fa più. Potrei fare una live su COD, secondo voi? Allora, io blocco adesso e ci vediamo su COD, ragazzi.